Se provi a sentirlo, questo è un otto, due occhielli, fatto a notte. Se vuoi, puoi scendere. Se vuoi, oh, buon segnale. Senti, guarda, a livello del tuo bacino, guarda, qua e appoggi il piede. Va bene? Vai, 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 vai. Eccoti qua. Oh. Ripetimi, ce la faccio. Prima non c'erano queste professionalità, adesso sembra che sta cambiando qualcosa. Non c'erano proprio strutture come queste, corsi come queste, persone capaci come Corrado e Gianni, che sono contentissimo di averle conosciute, per quello sono strafelice. Non c'era la mentalità di certe persone che dicono non lo puoi fare, non vedi, come è successo a me che ho detto che andavo a fare una copia di carta, ma non vedi, come fai, cadi, e io se cado mi rialzo. Dobbiamo essere autonomi della nostra vita. Io la penso così, perché se io mi rinchiudo dentro casa, oppure penso solo a rispondere al telefono, da lì viene il mio accompagnatore e mi porta a casa, non andiamo da nessuna parte. Invece facendo così riusciamo a essere autonomi su tutto. All'inizio non sapevo tutte queste cose che facevo, una volta che sono venuto a saperlo, cioè, mi sono anche pentito di non essere, di non averle fatte prima, perché sono venuto a saperlo dopo. Se no, se non avrei conosciuto amici così, sarei rimasto a casa, cioè, a fare la vita da segregato. Un'altra cosa che dico è che voglio coinvolgere anche altra gente che dice no, ma io non ce la faccio, invece non, è possibile farlo tutti. Il mio fratello grande, che ha una patologia, la stessa patologia, che è non vedente, si rinchiude su se stesso e non accetta quello che ha. Non riesce a capire come mai io vado. Allora mi dice, ma allora tu ci vedi? No, io che mi espongo, avendo la mia patologia, ai rischi che posso correre, perché ci sono dei rischi. Però con l'attenzione, con l'aiuto delle persone che ti sostengono, puoi fare di tutto. Il fatto di aver possibilità del conoscersi, no? E di metterci tutti in una condizione di esporci di più, quello è comunque fondamentale, perché molte volte si tende anche a rimanere molto, diciamo, un po' così ritirati, no? Perché non azzardi, là anche magari la poca autostima, e di vedere veramente fino a dove si può arrivare, che molte volte è vero che si può arrivare veramente oltre. Diciamo, grazie alla IERFOP mi piacerebbe sperimentare altre nuove cose, così per passare un po' di tempo, belle giornate con una bella e prossima esperienza. E quindi se trovi gente come Corrado e Gianni che hanno studiato e sono retribuiti giustamente, approfittiamone, approfittiamone, perché la vita è nostra, non è di un altro.